È stato fatto sicuramente un buon lavoro, ora c'è tanto da fare su adeguamenti normativi, procedure e situazioni da regolamentare. Così Salvatore Bottone, ex sindaco di Pagani, alla reale presa del nuovo incarico come amministratore unico della SAM, l'azienda speciale. C'è entusiasmo nei dipendenti, manifestato già qualche tempo fa verso Bottone, e c'è quindi entusiasmo anche del nuovo percorso che parte ufficialmente oggi, proprio dall'incontro avuto con i dipendenti. Il neo amministratore mette insieme la valutazione di quanto fatto finora, ed è una valutazione positiva, ma mette insieme anche le priorità da affrontare. E questa mattina c'è stato anche un importante confronto telefonico con i rappresentanti sindacali. Si sta organizzando un incontro per rimettere insieme un lavoro di sinergia. Io credo che è stato fatto un buon lavoro da chi ci ha preceduto, anche nella parte commissariale con il dottore D'Apolito, che ha fatto un buon lavoro. Noi nel nostro piccolo cercheremo di, dove è possibile, ci auguriamo di migliorare questo buon lavoro che è stato fatto per il passato. Quindi c'è tanto da visionare, c'è tanto da fare, ci sono regolamenti, ci sono adeguamenti normativi da mettere in campo, ci sono procedure da regolarizzare, e io sono il tipo che è abituato a mettere prima i tasselli corrispondenti alle norme di legge, quindi l'ho detto ai dipendenti, l'ho detto ai collaboratori, e il direttore la pensa come me, e quindi loro sanno che noi dobbiamo prima rispettare le norme e poi dopo andiamo incontro a quelle che sono tutte le esigenze e le attività. In primis, ecco, stamattina mi accingerò a telefonare anche alle maestranze sindacali, quindi ai rappresentanti sindacali, ai quali chiederò, ecco, un incontro per settimana prossima. Quindi andremo, oltre a fare le singole valutazioni, perché adesso i dipendenti ti pongono le questioni personali, ma io ritengo che è importante che i rappresentanti dei lavoratori insieme possiamo, ecco, mettere sul tavolo quelle che sono le aspettative da parte dei lavoratori e quelle che poi sono anche le, io parlo di diritti e doveri, quindi anche quelle che sono poi le esigenze per quanto riguarda la pubblica amministrazione.